Vi stiamo trasmettendo dallo stadio Boomerang. Un saluto a tutti i tifosi in ascolto dal vostro Gianni Pinoli. Oggi il commento tecnico è affidato a Sandro Manini. A te la linea, Sandro. Grazie Gianni, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Stiamo per assistere ad una partita di esibizione. Un passaggio di testa. Ma no, sono tutti smarcati. La mette al centro. Al centro. E tira. Buono il controllo, li stanno marcando stretti. Sì, dovrebbero fare pressing anche sul portatore di campo. Ed è calcio d'angolo. Hanno un'occasione da gol. Sta studiando la situazione. E subisce fallo. Colpo di testa. Colpo di testa. Ottima prova individuale. Gran gol! Gol! Un gol da fuori da manuale. Ripetiamo ancora una volta la prova. Prova il tiro. Cercando un compagno. Già, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti. Manda la palla al centro. Possessa del pallone. Salta per l'incornata. È finito il fuorigioco. Si è così concluso il primo tempo. Commentiamo questo primo tempo. Il risultato è 1-0. Conduce di una rete. Sandro, che ne pensi della partita? Secondo me dovrebbero essere più incisivi in attacco. Ok, grazie Sandro. Ma vediamo ora cosa ci aspetta in questo secondo tempo. Calcio d'inizio del secondo tempo. Anticipa. Rimessa del portiere. Palla sul fondo.
ottimo passaggio. E tira! Rimessa del portiere. Palla alta sopra la traversa. Tocca di testa. Rimessa laterale. Siamo al 20° del secondo tempo. C'è un po' di agitazione in panchina. Forse ci sarà un cambio. Mi sembra che ci sia stato un cambio. Fine della partita. Non demorde e strappa la vittoria con un gol importantissimo. Allora Sandro, come ti è sembrata la partita? Mi è sembrato un incontro avvincente, davvero molto spettacolare. Ok Sandro, grazie per il tuo commento tecnico. È arrivato il momento di chiudere il collegamento. Un saluto a tutti dal vostro Gianni Pinoli. Come sempre, il commento era affidato al nostro Sandro Manini. Grazie Sandro. È stato un piacere, Gianni. Allora, un arrivederci a tutti.